il venerdì che precede le palme si è aperta in Puglia la Settimana Santa, tante le manifestazioni della pietà popolare, dalla Dolorata alla Desolata. Settimana Santa e Pasqua di Resurrezione. Anche quest'anno Teledeon offrirà ai suoi telespettatori approfondimenti, celebrazioni e riti religiosi. La prima giornata mondiale dei bambini si svolgerà a Roma il 25 e 26 maggio. Saranno migliaia i bambini provenienti da oltre 100 paesi di tutto il mondo e di tutte le religioni. 16ª edizione di Coco, il concorso internazionale per giovani chef. Ieri ad Andria una serata all'insegna dell'incontro tra culture. Benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. Sono state più di 800 le richieste di aiuto arrivate alla Fondazione Salus Populi Romani della Diocesi di Roma, che ha stanziato oltre 6 milioni di euro per combattere l'usura. Vediamo. Sono stati 812 le richieste di aiuto per debiti contratti registrate tra il 2020 e il 2023 dalla Fondazione Salus Populi Romani della Diocesi di Roma, che ha effettuato 446 interventi di sostegno finanziario per un totale di oltre 6,6 milioni di euro stanziati. È quanto reso noto dalla Fondazione, che ha fatto un bilancio delle attività. Un'azione che ha voluto tendere una mano a chi vive in condizioni di fragilità sociale ed economica e che ha avuto la propria vita segnata dal dramma dell'usura. A causa del sovraindebitamento, 304 minori e più di 1000 adulti risultano essere esposti al rischio esclusione sociale, mentre il 32% delle richieste avanzate alla Fondazione ha riguardato donne sole. Le persone che si sono rivolte alla Fondazione hanno un'età compresa tra i 46 e i 55 anni nel 34% dei casi e tra i 56 e i 65 anni nel 29,4%. Dallo studio delle posizioni debitorie emerge anche che il 18% ha insoluti di affitto e il 43,5% di questi ha un arretrato di oltre 6 mensilità. Poco più del 20% dei richiedenti ha un debito con l'Agenzia delle Entrate, mentre la metà delle famiglie con mutuo deve fronteggiare rate di prestiti e mutui che pesano per oltre il 50% del reddito disponibile. La Fondazione chiede per questo la riforma della legge sull'usura, aumentando le risorse a disposizione e il potenziamento dei servizi sociali di assistenza per le persone e le famiglie indebitate. Anche quest'anno Teledeon offrirà ai suoi telespettatori approfondimenti, celebrazioni e manifestazioni della pietà popolare in occasione della Settimana Santa e della Pasqua di Resurrezione. Ci racconta tutto padre Francesco Mazzotta, direttore responsabile della nostra emittente. Come sempre Teledeon presterà grandissima attenzione e tante produzioni durante la Settimana Santa. Iniziamo dalla Domenica delle Palme, dove tradizionalmente avremo una messa, in modo particolare quella delle 10:30, con la processione, la benedizione delle palme, che partirà dalla piazzale esterno. Quindi invece delle 11 come al solito inizieremo alle 10:30, in modo tale che per mezzogiorno avremo terminato per l'Angelus del Papa. Durante la Settimana Santa, oltre a le attività solite del santuario, il santuario presta molto attenzione ai fedeli che vengono per le confessioni e in questo periodo c'è un'affluenza importante. Noi daremo spazio sia alla diocesi di Andria quest'anno per la funzione della messa crismale mercoledì sera alle ore 19 dalla cattedrale, tra l'altro poi il vescovo sarà presiederà da noi al santuario alle ore 18:30 la messa di Pasqua, sia poi alle funzioni del triduo che il santuario celebrerà in modo particolare per le persone che non possono andare in chiesa, quindi per gli ammalati sostanzialmente o per le persone che si trovano impossibilitate. Dico questo perché non vale per tutti, cioè chi può andare a messa deve andare a messa, chi può essere o andare in presenza lo deve fare, perché me
la vedo in televisione, questa è una delle espressioni che si usano spesso e volentieri, non ha un grande valore, è come se tu stessi assistendo a un'opera teatrale, a uno spettacolo, cioè questa cosa bisogna in un qualche modo rivederla. Noi ci siamo abituati alla comodità nel periodo del Covid, ma lì c'era una necessità, adesso la necessità non c'è più, quindi bisogna alzarsi, muoversi, camminare. Tra l'altro il cammino di Quaresima che stiamo terminando è proprio un cammino, un percorso che richiama il percorso dell'Esodo con il passaggio dall'Egitto alla Terra Promessa, quindi è un cammino proprio fisico che bisogna fare. Giovedì, venerdì e sabato, che orari? Allora, giovedì, venerdì e sabato, che sono i tre giorni più importanti per la cristianità, noi avremo questi appuntamenti. Allora, giovedì inizieremo alle ore 8 con l'ufficio delle letture e le lodi del giorno. Poi avremo la messa in Cena Domini alle ore 19:30, seguita dalla adorazione eucaristica, e quindi finiremo intorno alle 21:30-22, insomma dipende un po' dai tempi. Il venerdì santo invece avremo sempre alle 8 l'ufficio delle letture e le lodi, poi alle ore 16 la celebrazione della Passione, alle ore 18 la celebrazione della Via Crucis, questo al santuario, poi seguiremo anche la processione dei misteri di Andrea, in modo particolare, e vedremo di dare spazio alla Via Crucis che avremo registrato preventivamente sul ponte dell'Università di Rende. Sabato santo, sempre alle 8 avremo l'ufficio delle letture e le lodi, poi la celebrazione della Veglia Pasquale inizierà alle ore 22:30. Domenica di Pasqua le messe saranno come tutte le domeniche, ci sarà una messa in più, quindi avremo messa alle ore 11, alle ore 12, questa in più rispetto alle messe ordinarie, 17:18:30 presieduta dal nostro vescovo, e alle 19:30. Si è tenuta ieri a Molfetta la processione della Beata Vergine Addolorata. Con questo primo rito quaresimale la comunità molfettese entra nel vivo della Settimana Santa. Il servizio. Come ogni anno, nel venerdì di Passione, dalla chiesa di Santa Maria degli Afflitti, meglio conosciuta come la chiesa del Purgatorio, prende il via la processione della Madonna Addolorata, portata in spalla dai confratelli dell'Arciconfraternita della Morte dal Sacco Nero. Con questo primo rito quaresimale che precede la Domenica delle Palme, la comunità di Molfetta entra nel vivo della Settimana Santa, il momento più atteso dell'anno, legato alla devozione e alla tradizione. Oggi è la prima processione per quanto riguarda i riti della Settimana Santa. Siamo pronti per questa nostra prima avventura, chiamiamola avventura perché siamo una nuova amministrazione neoeletta da pochissimo. Siamo entrati già con il momento importante dell'uscita della Croce delle Ceneri. Quindi c'è molta tensione, oggi è il primo giorno, la prima processione, c'è tantissima tensione per questo evento importante che sarà il primo di una lunga di tutta la Settimana Santa che ci aspetta, con la preparazione dell'esposizione delle statue e poi la grande processione del sabato sera. I riti quaresimali sono un'occasione per valorizzare la storia, l'arte, la cultura, il patrimonio immateriale della città di Molfetta. Sono riti antichissimi che datano oltre 7 secoli, però ogni volta rinnovano quella interrogazione intima di ciascuno dei partecipanti che diventa una identità collettiva, un'interrogazione anche per ricordi ancestrali di quando con la tua madre, con tuo nonno, con tuo padre venivi accompagnato in queste processioni, e così da generazione in generazione si trasmette questo senso di intimismo ma anche di ritrovo collettivo e di rappresentazione di una identità culturale.
un augurio, un grandissimo augurio a tutti i molfettesi, ma specialmente i molfettesi, gli emigranti nel mondo, dove ci seguono tramite streaming. Noi diamo la possibilità con delle dirette, con streaming, per poter dare la possibilità, che sono molto legati come i molfettesi residenti a Molfetta. Auguri, tantissimi auguri. Le pie donne tutte in nero, il dolore della Vergine, il silenzio quasi irreale, rotto dal suono delle bande musicali e la processione della Desolata che in molti comuni apre di fatto la Settimana Santa, come a Ruvo di Puglia e ad Andria. È sicuramente una delle tradizioni più toccanti e significative della Puglia. Le processioni della Desolata che si svolgono in molti comuni della regione. Un'atmosfera carica di devozione e partecipazione popolare, con le strade che si tingono di nero e il suono dei tamburi e delle trombe che accompagna il passaggio delle processioni. Ciò che colpisce subito lo sguardo sono le donne, vestite interamente di nero, che seguono il corteo con il cuore colmo di dolore e di fede. Il venerdì di Passione è il momento culminante di questa tradizione, con una figura centrale, Maria Santissima Desolata, o come la chiamano molti, la Madonna del Vento, come a Ruvo di Puglia. Qui, dalla chiesa di San Domenico, prende il via la commovente processione curata con amore dalla confraternita Purificazione Addolorata. Ma non è solo a Ruvo di Puglia che questa tradizione si manifesta con tutto il suo splendore. Anche ad Andria la processione della Desolata è un evento di grande rilevanza che parte dalla suggestiva chiesa di San Francesco. Queste processioni sono molto più di una semplice manifestazione religiosa. Rappresentano il dolore universale di tutte le madri, incarnato nella figura della Madonna Desolata. È la sofferenza che diventa forza e la bontà di Dio che si rivela anche nei momenti più bui, come la morte del proprio figlio. Una delle celebrazioni più suggestive è a Canosa, dove però si celebra nel giorno del Sabato Santo con la Vergine che piange per la morte del figlio in attesa della grande gioia della risurrezione. Presentata allo Stadio Olimpico di Roma la prima giornata mondiale dei bambini, che si svolgerà il prossimo 25-26 maggio. Ci saranno migliaia di bambini provenienti da oltre 100 paesi di tutto il mondo e di tutte le religioni. Vediamo. Si svolgerà a Roma il prossimo 25-26 maggio la prima giornata mondiale dei bambini istituita da Papa Francesco. Due giornate di eventi che sono stati presentati nella sala stampa dello Stadio Olimpico e che sarà anche la sede della festa della prima giornata, con artisti provenienti da oltre 100 paesi di tutto il mondo e la presenza del Santo Padre. A 3 settimane dall'apertura del sito ufficiale sono già oltre 57.000 le adesioni all'evento. È una tempesta d'amore per quelle che saranno due giornate di purezza, ha detto padre Enzo Fortunato, coordinatore dell'iniziativa, specificando che l'obiettivo è quello di arrivare alle 100.000 presenze. Nell'istituire questa giornata, il Papa è stato profetico, ha affermato padre Fortunato, sorpreso dalle numerose testimonianze provenienti da ogni parte del mondo. Sino ad ora sono 60 i paesi di origine dei bambini, ma secondo gli organizzatori si tratta di un numero destinato a salire. I bimbi inviano disegni e testimonianze di pace e di dialogo. Per questo motivo saranno presenti anche i bambini provenienti da Ucraina, Russia e dalla Terra Santa. La giornata mondiale dedicata ai piccoli sarà un evento aperto e non chiuso, a cui parteciperanno non solo bambini cristiani, ma anche di altre fedi, perché tutti vanno inclusi, soprattutto i più vulnerabili e le vittime di guerra. L'evento inizierà sabato 25 maggio dalle ore 15 alle ore 18, con le prime 2 ore in cui sono previste tante testimonianze, artisti e sacerdoti. Domenica 26 maggio, invece, l'appuntamento sarà in Piazza San Pietro, dove alle ore 10:30 Papa Francesco presiederà la Santa Messa. Cari bambini, a tutti voi vi aspetto per imparare anche io da voi.
Filiera agroalimentare pugliese sicuramente buona. Si intitola così lo spot promozionale sulla sicurezza alimentare e sanità animale presentato a Bari per promuovere i risultati del piano di controllo regionale. È stato presentato a Bari, nella sede della Presidenza della Regione Puglia, il video promozionale transmediale sulla sicurezza alimentare e sanità animale. Filiera agroalimentare pugliese, sicuramente buona. Prodotto da Alessandro Piva per promuovere i risultati del piano di controllo regionale. L'obiettivo è stato quello di illustrare la performance raggiunta dalla Regione, da ARPA Puglia, dalle ASL e dall'Istituto Zooprofilattico. La Regione Puglia si occupa praticamente di tutto ciò che migliora o rende più gradevole la vita dei pugliesi e in particolare si occupa di tutti i controlli alimentari, cioè verifica produzione per produzione, luogo per luogo, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico di Foggia, con la collaborazione dei carabinieri del NAS, con la collaborazione dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, controlla il cibo. Ebbene, la Regione Puglia e in particolare l'ARPA sono la prima regione nella capacità di effettuare controlli sul cibo e questo ovviamente per noi è motivo di grande orgoglio ma anche di grande tranquillità. All'incontro è intervenuto tra gli altri Alessandro Piva, noto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico che ha curato la produzione creativa della campagna di comunicazione. Noi artisti amiamo la regione, la terra che ci ospita e parlare di prevenzione alimentare per questa regione così legata alla terra è fondamentale. E il nostro è stato un lavoro che racconta questo primato regionale, questa attenzione particolare alla salute dei suoi cittadini e alla preservare il nostro territorio. La Puglia, grazie al lavoro di ARPA Puglia, si attesta a livello nazionale al primo posto come performance del numero medio di principi attivi ricercati sul singolo campione e al secondo come regione per numero di analisi trasmesse al Ministero della Salute in valore assoluto. Il nostro settore di riferimento è quello della sicurezza degli alimenti di origine vegetale e dei materiali a contatto con gli alimenti stessi, un settore molto delicato che però con i dati che ci restituisce il Ministero della Salute e la loro piattaforma Radisan restituisce un dato della Puglia dove i controlli funzionano, le istituzioni funzionano e questo darà maggiore sicurezza non solo ai cittadini e ai consumatori ma anche al sistema delle imprese che di questo settore sono parte e per dare poi naturalmente alla fine un risultato di prevenzione che deve aiutarci a vivere in un contesto migliore, non occupandoci solo di curare, ma appunto raggiungendo l'obiettivo che è evitare di ammalarsi. Ieri ad Andrea serata all'insegna dell'incontro tra culture per la 16ª edizione di COCO, il concorso internazionale per giovani chef. Ascoltiamo Luca Ciciliello. Gemellaggio culinario con contaminazione ai fornelli. È quanto accaduto ieri sera ad Andria, palcoscenico della 16ª edizione di COCO, un filo d'olio nel piatto, il concorso internazionale per giovani chef dell'Europa e del Mediterraneo. In attesa della sfida finale, infatti, i concorrenti in gara, due italiani, 7 europei e un'asiatica, sono stati chiamati alla tradizionale esibizione pubblica con i valenti cuochi del territorio in ristoranti di alto valore. Tra gli altri, l'italo-tedesca Angelica Mondola è stata ospitata dal Turacciolo. È una bella sfida lasciare un attimo la mia vita lì in Germania per venire qua in Puglia, mettere in gioco le mie radici. Ho fatto questa ricetta proprio per ricordare mia nonna, che lei mi ha ispirata per entrare proprio nel mondo gastronomico, perché ho sempre cucinato insieme a lei. Ospitare lo chef internazionale per noi significa comunque creare oggi un contesto interessante nel nostro ristorante, nel nostro locale, e avere modo anche di fondere un po' le culture e soprattutto avere come tema principale l'extravergine e proporre questa serata anche per ricordare ai nostri avventori quanta qualità ci sia in questo prodotto che veramente a volte diamo quasi per scontato che esista, ma effettivamente parliamo di un'eccellenza unica
e quindi è giusto valorizzare, anzi ce ne vorrebbero di iniziative come questa, dovremmo fare cuoco più volte l'anno. Marco Bagordo invece è stato accolto dal retroscena Show Food. Partecipare per me significa mettermi alla prova con una con nazionalità diverse, con un olio diverso da quello del mio territorio, e quindi sono molto felice e molto stimolato. Il piatto con il quale competo si chiama Guardarsi Dentro. Guardarsi Dentro perché pone un accento importante sulla sostenibilità. È un lavoro di etica, un lavoro di valorizzazione della materia prima e un lavoro appunto che è necessario partire guardandosi da dentro per compiere. È bellissimo ospitare e fare questi gemellaggi in cucina e sicuramente siamo onorati di ospitare lo chef Marco che viene dalla Toscana e siamo lieti di rappresentare l'olio ad Andria e in Italia e nel mondo. E anche oggi è una giornata importante. In mattinata, nella suggestiva cornice di Villa Carafa, i concorrenti hanno sottoposto i loro piatti, rigorosamente con un filo d'olio, alla severa valutazione di una giuria tecnica di alto profilo. Nella tarda serata, invece, sempre a Villa Carafa, la cerimonia di premiazione del vincitore. Queste edizioni di Coco, soprattutto il gemellaggio nei ristoranti andrisi, ha superato di gran lunga le aspettative. C'è stato un coinvolgimento di tutta la città che ha visto la gente partecipare davvero con molta passione e con curiosità. Questi 10 chef si sono sfidati a colpi di sapori e di saperi con l'unico ingrediente che è il punto cardine di tutta la ristorazione della nostra città, che è anche la nostra identità, che è l'olio extravergine di oliva. L'autrice emergente Federica Nolasco ha presentato presso la Biblioteca Comunale di Trani la sua prima raccolta di poesie dal titolo Dappertutto stare. A margine dell'incontro la giovane tranese ha lanciato un messaggio per i suoi coetanei. Per vivere più avventure basta leggere solo di più. Il servizio Antonella Filanino. E la sua prima raccolta di poesie non solo. La giovanissima Federica Nolasco ha presentato a Trani la sua città natale Dappertutto stare, edito dalla Secop Edizioni. Un libro che per lei rappresenta una finestra verso il mondo. Il titolo racconta già tutto, ha spiegato Federica al suo pubblico della Biblioteca Comunale Bovio. È un'altalena perché dappertutto è un luogo difficile da definire, mentre stare è così preciso. Non è un caso se ho preferito al verbo essere il verbo stare, perché vuol dire abitare. Lo slancio vitale che cerco di provo di proporre con questo titolo è riuscire a portare con sé in ogni posto in cui ci si trova tutti i viaggi che si sono percorsi e non dimenticare mai tutto quello che si è vissuto. Dappertutto stare significa fermarsi a riflettere guardandosi dentro, non smettere mai di dialogare con se stessi. Io l'ho fatto attraverso la scrittura e il meglio cerco di proporlo in questo testo qui. Un libro che fa riflettere, ha raccontato la poetessa e critico letterario Angela De Leo, a cui sono state affidate le conclusioni dell'incontro. Si capovolgono totalmente i personali punti di vista sulla scrittura, la poesia, i sentimenti, le emozioni, le percezioni di sé e degli altri. Ci sono luoghi, ci sono persone e al centro del libro ci sono tre storie di anima e speranza in cui narro un po' tutto ciò che ci restituisce speranza in un mondo che a volte cerca quasi di togliercela tutta, e quindi provo a reinventare la bruttezza e a renderla bellezza nel modo più semplice che conosco, attraverso la scrittura. E quindi poi c'è anche tanto amore. Amore è la tripartizione dell'amore, quindi l'amor proprio, l'amore condiviso con un'altra persona e quello percepito dagli altri. Federica, classe 2001, ha trovato nella poesia la forma per esprimere se stessa, le sue paure, le sue speranze. Legge per crescere ed accrescere il numero delle sue avventure, da cui l'invito ai suoi coetanei. Io non faccio che leggere, che purtroppo gli italiani, soprattutto i miei coetanei, hanno importanti difficoltà nella comprensione del testo. A me questo rammarica perché è di supporto sia per comprendere se stessi innanzitutto in primo luogo che per comprendere gli altri e la bellezza del mondo. Non leggere significa perdersi la vita vissuta di altri e quindi impoverirsi in un certo senso di una potenziale ricchezza che potrebbe formarci veramente l'anima in modo molto più potente. Ed era questo il nostro ultimo servizio, la prima edizione del telegiornale di Teledeon termina qui. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un sereno pomeriggio.